Possiamo cominciare questa meditazione dedicata ai social media assumendo una posizione seduta o su una sedia con i piedi ben piantati per terra o su uno zafu o un cuscino con le gambe incrociate. Puoi avere la schiena dritta con la spina dorsale eretta come se fosse un dischetto sopra l'altro, le spalle morbide, rilassate. Puoi lasciare che i tuoi occhi si chiudano o si socchiudano. Nel complesso, la postura del tuo corpo può darti la sensazione di essere dignitosamente calma. Con il viso rilassato, la nuca che punta verso l'alto, il mento un po' rientrato, le labbra dischiuse. Puoi fare un respiro profondo, trattenerlo per qualche istante e lascia andare. Con il prossimo respiro, permettiti di portare dentro rilassamento, trattieni, lascialo crescere e lascia andare mentre il rilassamento si sposta in tutto il tuo corpo. Aspetta un attimo e poi fai un altro lungo, lento, piacevole, profondo respiro, ma questa volta immagini che ci sia come una sfera in equilibrio sulla tua testa. Quando inspiri, immagini di riempire quella sfera di benessere, la riempi, la tieni sopra la testa, osservi quanto benessere hai raccolto e poi lasci andare. Immaginando che da quella sfera il benessere zampilli fuori, immergendoti completamente. Diventa consapevole di come stai tenendo il tuo corpo in quella postura con le tue spalle morbide. Forse in alcuni momenti questa postura non ti sarà particolarmente agevole. Ma questo è soltanto perché non sempre teniamo il nostro corpo in una postura dignitosa. Ora fallo però. Ti occorre poco tempo. Puoi stare realmente tra te e te in questa postura con le sensazioni che questa postura crea nel tuo corpo. Fai un ultimo lungo, lento, piacevole, profondo respiro che ti riempia completamente di relax, trattienilo con questa buona postura e lascialo andare, come se espirassi anche attraverso quella spina dorsale alta, dritta, orgogliosa. E dai alla tua postura un po' di relax. Come se tornassi a come era prima di iniziare la meditazione. E permetti alla tua mente di notare quello che fai quando controlli i social. Immagina te stesso nella tua mente mentre guardi lo schermo del tuo device e osservi la vita degli altri e pensi a te, alle loro vite, che sono diverse, forse migliori. Quando passi attraverso la vita degli altri, scorrendo le loro foto, vedi persone che sembrano sempre sorridenti, allegre, un sacco di amici. A volte ti chiedi perché non hai anche tu la loro faccia o perché non hai anche tu così tanti amici. Vedi persone che si sposano, persone che fanno cose, tutti sembra che facciano le stesse cose. Si vestono un po' nello stesso modo. Hanno quei sorrisi, frutto forse di un'app. Un sacco di persone, un sacco di immagini.
e ti chiedi perché non mi hanno invitato, perché mi sento escluso, perché sono così felici. Poi arriva una notifica. Qualcuno ha messo un like su una tua foto e questo ti fa sentire un gramo di gioia, perché la persona che ha messo like alla tua foto è una persona cui non parli molto spesso e va bene vedere che ha notato una tua foto. E così continui a scorrere. Sono infinite pareti di foto, di commenti. E pensi che lo farai per un minuto o due, ma poi guardi l'orologio e sono passati 30 minuti, forse un'ora. Stai leggendo quello che scrivono gli altri, stai guardando le loro vite e ti sei dimenticato della tua. Com'è la tua postura in questo momento? Come ti senti? Se ti paragoni a come ti sentivi prima di immaginare i social, ti ricordi come la tua spina dorsale era dritta, forte, e come ti sentivi bene sentendoti te, respirando in modo rilassato e rilassante e permettendo a quel relax di sommergerti piacevolmente. Perciò correggi di nuovo la tua postura, alto, orgoglioso, e fai un profondo, piacevole respiro immaginando questo relax che ti attraversa quando espiri, e porta un sorriso sul tuo volto e nota che sensazione ti dà l'aria intorno a te. Com'è la temperatura? Diventa consapevole dei suoni che ti circondano. Quante cose differenti pensi di poter sentire? Fai un altro lungo, lento, piacevole, profondo respiro, ma ascolta il tuo respiro più di quanto presti attenzione a come il tuo corpo si sente. Ascolta come il tuo respiro ha un suo suono, mentre inspiri profondamente ed espiri profondamente. Ascolta il suono del tuo respiro di nuovo, mentre inspiri e mentre espiri. Mi sembra che il mio respiro abbia il suono del vento che scorre attraverso una foresta piena di neve. E il tuo respiro che suono ha? Forse il tuo respiro ti ricorda le onde dell'oceano. Fanne un altro. Fai un altro lungo, lento, piacevole, profondo respiro. Immagina che il tuo respiro abbia un suono che ti ricorda qualcosa in natura. Senti come se stessi creando questo suono naturale ogni volta che respiri profondamente. Lascia che la tua spina dorsale sia dritta, alta, orgogliosa, e senti la felicità di avere una buona postura. E tieni con te, per qualche istante, questa sensazione di sicurezza, di calma. E osserva come ti senti adesso nel tuo corpo e quali pensieri vedi nella tua mente, quali pensieri ti stanno attraversando in questo momento e quali tipo di emozioni noti che si incarnano nel tuo corpo. Penso che tu ti senta abbastanza bene in questo momento. Se è così, puoi lasciare che un sorriso gentile si mostri piacevolmente sulla tua bocca e puoi ricordarti un momento in cui stavi proprio ridendo. Può essere tanto tempo fa o anche soltanto ieri. Ricordati com'è ridere in questo momento. Dove sei? E chi c'è intorno a te quando stai ridendo? Sii presente in questa situazione e nota come ti senti bene quando ridi.
ricordati quell'episodio. Cosa stai facendo in questo episodio? Sei da solo o sei con qualcun altro? Stai ridendo davvero di gusto o stai accennando una risata? Senti come si sente il tuo corpo quando ridi. Scommetto che non stai dando un'occhiata ai social in questo momento nel tuo pensiero, perché i social sono un'illusione. Quando vivi sui social, la tua vita è un'illusione. Perciò inizia a vivere nella tua vita, avendo una buona postura e un sorriso dignitoso. Invece di preoccuparti di cosa fanno o non fanno le altre persone su quell'illusione che abbiamo chiamato social media, ricordati che questo non è un momento che ti sta facendo ridere. Non è un momento che ricorderai. I social prendono i tuoi momenti e li portano via, non te ne danno di nuovi. Specialmente quando pensi che gli altri stiano vivendo vite migliori della tua. Perciò, invece di dare continuamente un'occhiata ai social per vedere se c'è qualcuno che ha messo un like a una tua immagine, siediti per 2 minuti con una buona postura, rendendo onore a te stesso, e vedrai cambiamenti importanti nella tua vita. Visualizza te stesso mentre hai come l'urgenza di controllare i social, ma trattieniti prima di farlo e visualizzati mentre metti a posto la postura. E così raddrizzi la tua spina, porti la nuca verso l'alto, il mento leggermente rientrato e quel sorriso gentile che emerge. Fai un lento, profondo, piacevole respiro e noti l'aria che si muove dentro il tuo corpo e poi che ne esce, che espande il tuo ventre e poi lo ricontrae. Sentiti nobile, dignitoso. Ora puoi dire a te stesso, silenziosamente, nella tua mente: non passo troppo tempo a guardare i social. I social non riflettono la vita reale. Guardare la vita degli altri è una perdita di tempo. Vivere la mia vita adesso, ridendo in questo momento, è davvero premiante. Amo ridere con le altre persone. Amo crearmi momenti che durano e lasciare andare la necessità di postare i miei ricordi dando l'impasto agli altri. La maggior parte dei momenti sono migliori quando te li godi, quando stanno accadendo. Lascio andare il bisogno di approvazione da parte degli altri e mi godo di più la mia vita, quella vera. E quando sei pronto, puoi sentirti orgoglioso della tua vita vera e riaprire gli occhi, pronto per creare ricordi che durano.